Tra i mercati asiatici, il Vietnam è sicuramente uno dei mercati più promettenti. Ne parliamo con Hai Pham, direttore della Camera di Commercio italiana in Vietnam, che ci racconterà anche di alcuni strumenti digitali, di alcune piattaforme digitali che possono essere utilizzate in particolare dalle nostre piccole e medie imprese. Adesso noi, come la Camera di Commercio italiana in Vietnam, ma anche come altre camere in Asia, stiamo già sviluppando delle piattaforme per fare degli incontri B2B digitali direttamente tra le imprese italiane con le imprese locali vietnamiti, perché prevediamo che di sicuro quest'anno, entro fine di quest'anno, gli spostamenti internazionali sia delle imprese italiane ma anche nei buyer asiatici, diciamo, saranno molto ridotte e molto limitate. Non vediamo, o almeno che anche dal lato dell'offerta dell'Italia ci potrebbe essere qualche rallentamento, ma dal lato di domanda qui in Vietnam, se conteniamo bene questa fase, ci sarà una grande ripresa anche per voi gli italiani in Vietnam. La dimensione, il mercato vietnamita non è molto importante che tu devi essere un'azienda grande. La prova più chiara è molte piccole e medie imprese di Trento, Trentino Alto Adige, sta vendendo in Vietnam. Soprattutto sono più 6.000 imprese italiane che stanno vendendo in Vietnam, la maggior parte di loro sono piccole e medie. Ma se vogliono entrare e restare sul mercato vietnamita, la prima cosa più importante è devono avere una strategia, e qui una strategia di medio termine, quindi parliamo almeno di 2-5 anni. Tutti si acquista tutti online, paga tutto online. E quindi questo sta modificando fortemente il comportamento di acquisto sia dei consumatori nei paesi asiatici, ma anche di conseguenza anche in modo per le imprese italiane che vogliono affrontare nei mercati asiatici come in Vietnam. Digitale sarà in futuro, lo è già in futuro per molti paesi in Asia, e quindi anche le imprese italiane si devono adattare su questo.